Buongiorno ragazzi, allora oggi parliamo di un argomento molto importante per tutte le persone che vivono in una casa. Parliamo di economia domestica. Che significa fare economia? Significa gestire bene i propri soldi per evitare di spendere troppo. Domestica significa tutto ciò che riguarda la casa. Quindi andiamo a vedere che noi ogni mese abbiamo delle spese fisse, quindi dobbiamo pagare l'affitto di casa al proprietario di casa, dobbiamo comprare il cibo da mangiare e dobbiamo pagare la bolletta dell'elettricità, del gas e dell'acqua. Come possiamo fare per risparmiare sulle bollette? Vediamo alcuni consigli e alcune regole per risparmiare. Prima di tutto è importante quando dobbiamo fare la spesa fare una lista della spesa, quindi non va bene andare al supermercato senza organizzarci, perché altrimenti rischiamo di comprare cose che non ci servono e che poi andranno buttate perché magari scadono e non sono più buone e quindi buttiamo i soldi. E quindi è importante fare una lista della spesa in modo da organizzare la nostra spesa. Per quanto riguarda l'uso della lavatrice, non bisogna riempirla solo a metà, ma bisogna riempirla bene tutta. E poi la temperatura deve essere tra 30 e 60 gradi. Non bisogna lavare a 90 gradi, altrimenti si consuma troppa energia, troppa elettricità. Un altro consiglio per la lavatrice è quella di fare la lavatrice la sera dopo le 23 oppure la domenica, i giorni festivi. Quindi, se la facciamo la mattina o il giorno dal lunedì al venerdì, spendiamo troppi soldi. Inoltre, è importante fare lavaggi veloci, quindi lavatrici di mezz'ora, 40 minuti, perché lavatrici troppo lunghe ovviamente ci costano di più. Per quanto riguarda l'uso degli elettrodomestici, cosa dobbiamo fare? Quando spegniamo la televisione, dobbiamo fare attenzione che si spenga anche la luce rossa. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo comprare una multipresa, che è questa, dove attacchiamo tutte le spine dei nostri elettrodomestici, in modo che quando non ci servono più, basta premere questo pulsante rosso per spegnerle tutte. Poi vediamo quando è importante accendere la luce in casa. Ovviamente quando c'è il sole, quando è giorno, non è utile accendere le luci dentro casa. Le luci dentro casa le accendiamo di notte quando fa buio. A proposito di luce, vediamo le lampadine. Ci sono le lampadine a LED che sono le migliori perché ci fanno risparmiare molti soldi e durano anche tanto tempo. Anche queste fluorescenti sono buone, ci fanno risparmiare soldi e durano tanto tempo. Invece quella alogena e quella a incandescenza durano poco tempo e ci fanno spendere tanti soldi sulla bolletta dell'elettricità, della corrente. L'utilizzo dell'acqua. Attenzione, quando chiudiamo il rubinetto lo dobbiamo chiudere bene perché dobbiamo evitare di avere delle perdite d'acqua, quindi bisogna chiudere bene il rubinetto. Quando dobbiamo bollire l'acqua della pasta, per esempio, dobbiamo mettere il coperchio, così risparmiamo tempo perché bolle prima e anche soldi, chiaramente. Quindi attenzione, quando bolliamo l'acqua dobbiamo usare il coperchio. L'utilizzo dei termosifoni. Non dobbiamo aprire la finestra quando i termosifoni sono accesi, perché altrimenti il calore va fuori e ci vuole tanto tempo per riscaldare la casa. Quindi la finestra deve essere chiusa quando i termosifoni sono accesi. E la temperatura massima dei termosifoni dentro casa deve essere di 20 gradi per legge, più alta non può essere. Ma attenzione, abbiamo detto che quando accendiamo i termosifoni le finestre devono essere chiuse, ma ovviamente durante il giorno, quando i termosifoni sono spenti, le finestre le dobbiamo aprire, devono essere aperte per far areggiare la casa, perché altrimenti si forma la muffa sul muro. Quindi, per evitare la formazione di muffa, dobbiamo aprire le finestre per far areggiare la casa.